come ci comportiamo nel momento in cui ci viene richiesto di scattare delle fotografie di interni, ma per un qualsiasi motivo non siamo attrezzati a dovere per farlo? Questa è una domanda che mi è stata posta da un utente e, come sto cercando di fare da qualche tempo a questa parte, vado a realizzare un video apposta per rispondere a questa domanda perché l'ho trovata particolarmente interessante e degna di una risposta approfondita. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotografia, nello specifico di fotografia di interni. Andrò infatti a raccontarvi quella che è la mia esperienza e come ci si può comportare nel momento in cui bisogna scattare delle fotografie di interni, ma non siamo attrezzati a dovere per farlo. Prima di cominciare vi ricordo che se argomenti come questo vi interessano potete iscrivervi al canale in maniera tale da non perdervi i prossimi contenuti che verteranno sempre su temi affini a questo. Cliccate anche la campanella così siete sicuri di non perdervi le notifiche, mettete anche un like a questo video e lasciatemi un commento per farmi sapere se avete ulteriori richieste, domande, approfondimenti, curiosità, oppure se volete mandarmi a quel paese. Andiamo a incominciare, comincio col dirvi che io mi occupo di fotografia di interni a livello professionale ormai da qualche anno, per cui lungi da me voler affermare di essere il migliore d'Italia, non è assolutamente così, ce ne sono tanti più bravi di me, però insomma diciamo che parto da una posizione di vantaggio rispetto a chi lo sta cominciando a fare perché ho comunque accumulato una certa esperienza. Quindi nel momento in cui qualcuno mi chiede come faccio a fare fotografia di interni senza tutta una serie di cose, vi confesso che sono in grandissima difficoltà, perché tutta l'esperienza che ho accumulato mi ha portato a pensare una cosa e una cosa soltanto: per fare fotografia di interni ci sono dei sacri crismi, dei criteri che sono inamovibili, si fa così, punto e basta. Quindi è difficilissimo che io vi venga a proporre una fotografia di interni con le linee storte, è difficilissimo che io vi venga a proporre una fotografia di interni con qualcosa che non sia un grandangolo, è difficilissimo che io vi venga a parlare di fotografia di interni realizzata senza treppiede. Questo perché il treppiede è il fondamento della fotografia di interni e voglio andare a ripassare proprio questo particolare aspetto prima di dirvi come si fa a farle senza, giusto per farvi capire qual è la differenza, perché noi possiamo farle senza, ma stiamo rinunciando a tanto e voglio farvi capire a che cosa stiamo rinunciando. Ora, nel momento in cui noi andiamo a scattare fotografia di interni in maniera corretta, noi abbiamo il nostro treppiede, abbiamo la nostra fotocamera posizionata su di esso e quindi siamo padroni del tempo. Nel momento in cui non usiamo il cavalletto, invece siamo schiavi del tempo. Vado a spiegarvi meglio perché. Diciamo che io sto fotografando un interno abbastanza buio. In questo caso devo aumentare i tempi di esposizione. Capite bene che non posso tenere la camera in mano, perché se aumento i tempi di esposizione significa che avrò del mosso. Quindi questo è il primo motivo per cui si usa il cavalletto e questo è il motivo che viene di solito addotto per l'utilizzo del cavalletto, al che uno dice: ma io ho la mano ferma, me la cavo lo stesso. E questa è la grandissima incomprensione che c'è sull'utilizzo del treppiede, perché non è quello il motivo per cui si utilizza il treppiede, non è per fare la foto a fuoco perché altrimenti ci trema la mano, allora nessuno lo userebbe se fosse quello il motivo. Andiamo a esaminare meglio il nostro triangolo dell'esposizione quando stiamo fotografando un interno. Ora, è vero che dobbiamo mantenere la nostra esposizione a un livello tale che riusciamo a scattare la foto, quindi i tempi di esposizione devono essere adattati e commisurati alla luce che abbiamo di fronte, questo non ci piove, ma è vero anche che gli altri due parametri giocano un ruolo fondamentale. Ora, nel momento in cui noi scattiamo interni, vogliamo stare con gli ISO più bassi possibile, perché con gli ISO più bassi possibili avremo la maggiore gamma dinamica e tonale possibile e la minore quantità di rumore, quindi vogliamo stare con gli ISO più bassi che la nostra fotocamera ci consente. Questo valore di solito è ISO 100, certi modelli hanno ISO 50, non ha molta importanza, diciamo che vogliamo mantenere gli ISO nativi più bassi possibili sulla nostra fotocamera, questo per una qualità d'immagine maggiore. Al contempo vogliamo tenere un diaframma chiuso, perché il problema è che noi vogliamo avere tutta la nostra scena a fuoco. Ovviamente quando fotografiamo interni, immaginatevi una stanza con una cucina, immaginatevi una cucina con un tavolo nel mezzo e i mobili della cucina dietro, quindi la credenza, il frigorifero, eccetera. Noi non vogliamo avere il tavolo a fuoco e i mobili dietro lievemente sfocati, non vogliamo questa cosa, perché quando fotografiamo interni l'obiettivo è far vedere tutto dentro questi interni, è fotografia immobiliare, dobbiamo vendere un appartamento, affittare un appartamento, insomma si deve vedere bene questo appartamento, si deve vedere bene tutto, quindi non vogliamo un fuori fuoco, non vogliamo uno sfocato creativo. Magari lo possiamo fare in qualche dettaglio, facciamo un dettaglio di una bajour bellissima ottocentesca che c'è nel pensatoio, va bene, mettici lo sfocato, però le foto di interni devono essere fatte con grand'angolo e deve essere tutto a fuoco, perché devi dare l'idea di quello che è quell'interno, uno deve affittarla o comprartela, quindi la deve vedere bene tutta, quindi dobbiamo chiudere un pochino il diaframma. E
Questo significa che prevalentemente scatteremo tra f8 e f11 per un motivo ben preciso. Questa è una delle cose più sottovalutate della fotografia, il diaframma. Il diaframma è importantissimo perché il diaframma non serve solamente a determinare quanta luce entra. Cioè nel momento in cui noi stiamo facendo l'esposizione non dobbiamo pensare solo ah ok entra abbastanza luce piuttosto che ne entra troppa, ne entra troppo poca. Non è a quello che serve il diaframma, serve anche a quello. Però in questo caso il diaframma serve a determinare la profondità di campo e noi vogliamo una profondità di campo abbastanza ampia da permetterci di tenere tutta la nostra scena a fuoco. Stiamo scattando con un grandangolo, il che ci agevola ovviamente. Se stessimo scattando con un super tele non riusciremmo ad avere tutto a fuoco. In questo caso ci riusciamo bene, ma dobbiamo scattare a f8. Ora capite bene che questi due parametri sono abbastanza inclementi. Stiamo scattando a f8 e stiamo scattando a ISO 100 al chiuso. È una situazione complessa perché già siamo al chiuso e quindi non c'è magari la luce del giorno. In più abbiamo chiuso il diaframma e abbassato gli ISO al massimo. Capite bene che la nostra fotografia è buia, è buio pesto. E quindi che cosa succede? Succede che dovremo aumentare i tempi di esposizione. Dovremo fare 6 secondi di esposizione, 15 secondi di esposizione a seconda della scena. Se è molto buia potremo arrivare anche a 20 secondi di esposizione. È possibile che succeda. Capite bene che 20 secondi di esposizione con la macchina in mano è impossibile, neanche Robocop ci riesce. Bisogna metterla su un supporto stabile, su un supporto non organico, perché noi, in quanto esseri viventi, anche semplicemente il nostro respiro o il battito del cuore provoca dei movimenti, ve l'assicuro. Quindi è impossibile tenere la fotocamera in mano per il tempo necessario. Ora però bypassiamo tutto quello che vi ho detto e andiamo a vedere che cosa succede se io levo il cavalletto. Non ce l'ho e vi voglio raccontare anche perché non ce l'ho, perché a me è successa una cosa molto simile proprio ieri, per cui ho colto la palla al balzo per realizzare questo contenuto. Allora, che cosa succede? Io sono fuori a realizzare un servizio fotografico food per un mio cliente con cui l'ho pianificato tempo prima. Sto scattando delle foto food e quindi mi sono portato certe cose. Mi sono portato degli stativi con delle luci, mi sono portato un flash, mi sono portato un bank per illuminare la scena, mi sono portato fotocamere, obiettivi, tutto quello che mi serviva, ma non mi sono portato il treppiede, perché non lo usavo. Ci vado spesso da questo cliente, so che cosa mi fa fare, so che cosa devo portarmi per fare le foto food a questo cliente, gliele faccio a mano libera perché gliele faccio col flash, quindi il cavalletto non mi serve e mi piace anche pensare di avere libertà compositiva, di poter metterci anche un po' di creatività nel muovermi e per fare una cosa del genere non uso il treppiede, quindi non l'ho portato. Mentre torno da questo shooting e quindi ho la fotocamera che ha già la memory card mezza piena e la batteria mezza scarica, mi telefona un altro cliente che mi dice: guarda, oggi c'è una congiunzione astrale per cui è successo che abbiamo appena sistemato il negozio per la stagione primavera-estate, quel cavolo che è, negozio di abbigliamento, vorremmo due foto delle vetrine, due foto degli interni, visto che li abbiamo appena sistemati, riesci a passare oggi? Perché poi da domani c'è casino, ci sono i clienti. Ok, fumo che mi esce dalla testa, imprecazioni che non sto a ripetervi, la gente che si gira inorridita a guardarmi e tappa le orecchie ai bambini, che io riprendo la calma e rispondo sì, va bene, arrivo, però non sono attrezzato. Non sono attrezzato perché non mi sono portato le cose giuste. Per fortuna avevo Canon EOS R col 14-35 nella borsa, quindi ho detto sì, le foto riesco a fartele in qualche maniera, non saranno super mega top perché, ma lo sai anche tu, mi hai chiamato a metà giornata oggi per oggi, cioè non sono pronto, non sono attrezzato. Ora il cliente non si è limitato in realtà a chiedermi questo, mi ha chiesto uno shooting di indossato e di still life per i prodotti nuovi, catalogo, modelle, modelli e robe varie. Io arrivo lì e quindi ho la mia borsa con le macchine fotografiche e gli obiettivi, la mia borsa con i flash, gli stativi, i bank, i cavi, le ciabatte, eccetera eccetera, e oltretutto mi dicono: guarda, sono le 5, noi alle 6 chiudiamo, quindi abbiamo pochissimo tempo per fare tutto. Che dico, ok, dobbiamo fare le foto con i modelli, con le modelle, devo allestire tutta quanta la scena per fare le foto delle vetrine col cavalletto, non c'è tempo perché poi mi tirano giù la serranda. Quindi capite bene che può succedere, io vi sto a dire che è sbagliato lavorare così, però può succedere, è successo anche a me, quindi capita che c'è il cliente che ti mette fretta, capita che non c'hai voglia magari, che non è una cosa importante, che quindi le fai senza treppiede, le foto di interni, in questo caso vetrine, quindi volendo erano esterni, ma esattamente la stessa cosa, le regole compositive sono le medesime, e la tecnica è la medesima, quindi vale tanto quanto. Ora che cosa si fa? Che cosa si fa in questo caso? Non ho il mio treppiede, quindi sono a disagio.
so benissimo che non lavorerò bene come al solito. Come cerco di tamponare? Allora, prima cosa, cerco ovviamente di fare la composizione come se stessi usando il cavalletto. Quindi cerco di posizionarmi all'altezza giusta e di mantenere le linee dritte guardando nell'oculare, proprio come se stessi usando il cavalletto. Ora, amanti della mirrorless, tenete bene a mente, stavo usando una mirrorless, quindi non è che sono un vecchio dinosauro pro reflex. Sono un vecchio dinosauro pro reflex, ma non è per questo che vi dico quanto segue. Usate l'oculare. Usate l'oculare perché nel momento in cui tenete la camera lontana da voi è meno stabile. È meno stabile, rischiamo di muoverla, di non fare l'inquadratura corretta. C'è qualcuno che usa la tracolla e che tiene la fotocamera così con la tracolla. Quella è una tecnica che io ogni tanto utilizzo per fare video, per fare foto, non mi piace tanto, vi dico la verità. E secondo me la cosa migliore che potete fare è guardare in quel benedetto oculare, così facciamo un po' di fotografia tradizionale, anche chi usa la mirrorless si abitua a guardare nell'oculare, vedrete la scena in maniera più grande, più chiara e riuscirete a tenere quelle linee dritte. Perché più tenete le linee dritte in fase di scatto, e meno dovete smadonnare in post-produzione. Inoltre, appoggiare la fotocamera contro un terzo punto, oltre a questi due, ci dà una stabilità maggiore. Nel momento in cui abbiamo tre punti di contatto, la nostra fotocamera sarà più ferma piuttosto che se la teniamo così. Quelli che tengono la camera così con una mano sola, come se fossero dei gangster che puntano la pistola al contrario, devono scattare con dei tempi rapidi, non possono scattare con dei tempi dilatati. Veniamo alle impostazioni di scatto. Sto scattando con dei tempi di scatto abbastanza dilatati, considerato che sono a mano libera. Sto scattando a un trentesimo di secondo, un venticinquesimo di secondo, se voglio fare il gallo e se la mia lente è stabilizzata un quindicesimo di secondo. Bisogna ovviamente prendere le misure, sapere già il nostro corpo come reagisce, la nostra strumentazione come reagisce e sapere se ce lo possiamo permettere o se poi vengono mosse. Nel mio caso io sono sereno a scattare a un ventesimo, non sono serenissimo a scattare a un quindicesimo, quindi ho scattato a un ventesimo di secondo. Per quanto riguarda il diaframma, non l'ho potuto chiudere tanto quanto avrei voluto, non ho potuto chiuderlo proprio per niente, ero a f4/f5.6, non ho potuto chiuderlo di più perché non c'era luce, erano le 5, cioè nel momento in cui registro questo video non è estate, quindi la luce a quell'ora del giorno non è tanta, per cui non ho potuto chiudere il diaframma tanto quanto avrei voluto. Veniamo infine agli ISO, non ho potuto tenere gli ISO bassi quanto avrei voluto, quindi ricapitolando, stavo scattando a ISO 400, con un diaframma di f5.6 e con un tempo di scatto di un trentesimo, un ventesimo di secondo. Ora, queste impostazioni di quanto si discostano da quelle che avrei mantenuto se avessi potuto utilizzare un treppiede? Beh, di parecchio, perché se avessi potuto scattare con un treppiede sarei stato a ISO 100 e avrei messo f8, il che significa che probabilmente avrei scattato con dei tempi di posa che si aggirano tra i 3 e i 6 secondi, una cosa abbastanza lunga. Non solo, ma se avessi avuto il treppiede avrei probabilmente fatto del bracketing, perché c'erano alcune aree, magari gli spotlight dentro nelle vetrine, molto luminose, e c'erano poi delle aree, magari le ombre sotto ai manichini o sotto l'allestimento, che tendevano a essere decisamente più scure. Quindi per mantenere i dettagli su tutta la scena avrei usato del bracketing, e questo significa fare tre scatti che devono essere sincronizzati, allineati, e quindi si fa su tre piedi. Ora, ho fatto lo stesso le foto? Sì, certo, le foto le ho fatte lo stesso. Ne sono contento? No, non ne sono assolutamente contento. Il mio cliente ne è consapevole? No, assolutamente no. Il mio cliente non ne ha la minima idea. Quindi tutto questo per dirvi cosa? Le foto d'interni si possono fare senza treppiede, si possono fare in velocità, si possono fare senza usare ISO 100, si possono fare senza chiudere bene il diaframma, si può fare, e la maggior parte delle volte il nostro cliente neanche se ne accorge. I punti sono due però. Il primo è che non è corretto lavorare così, non è corretto per noi, perché stiamo utilizzando un metodo di lavoro che in quanto a fotografia di interni non è corretto. Ora, nello specifico, la persona che mi ha fatto questa domanda mi aveva anche detto che non stava facendo fotografia di interni, ma stava facendo fotografia documentale. Quindi in questo caso io vi dico veramente col cuore in mano, ragazzi, ci sta. Se non state facendo fotografia di interni, fotografia immobiliare, ma è fotografia documentale. Cioè nel reportage ci sta, nel reportage si scatta ISO 6004 senza farsi troppi problemi, perché lì l'obiettivo è portarsi a casa la
foto, non gliene frega niente del rumore. Cioè, se io sto fotografando l'omicidio Kennedy, non me ne frega niente se c'è rumore. Io metto gli ISO al massimo perché voglio scattare con una velocità di shutter pazzesca, perché voglio vedere il proiettile che arriva, lo voglio vedere cristallizzato a mezz'aria, capito? Quella è fotografia documentale, quindi a quel punto non mi interessa più che la foto sia patinata. Sono due cose diverse. Se devo fare una foto di interni che deve andare su una rivista, su un annuncio, su Airbnb, se devo vendere qualcosa, a quel punto la foto deve essere strapatinata e straprocessata, perché deve rendere al meglio. Lì sto esprimendo il mio massimo potenziale come tecnico, non come artista, come tecnico, perché devo fornirti un prodotto di un certo tipo. Nel momento in cui è fotografia documentale non è più richiesta quella cosa lì, è richiesto che io ti documenti una cosa. E se, come nel caso della persona che mi ha fatto la richiesta, devo assolvere il mio compito ma senza intralciare, perché è un'area magari di lavoro, un'area di passaggio, quindi non posso occuparla con tutta la mia strumentazione, a quel punto capite bene che a un certo punto uno scatta come deve, perché tanto devo documentare lo stato delle cose in quel momento, non devo venderti quello spazio. Quindi è una cosa completamente diversa. A questo punto parliamo di che cosa succede nel momento in cui scattiamo in un contesto del genere senza treppiede. Ovviamente le impostazioni che vi ho dato io non potete usarle, perché dovete prendere in esame la scena che avete davanti e la luce che avete davanti. Io vi consiglio di fare quanto segue. Partite dall'apertura, perché è la cosa più facile. Ovviamente non vogliamo scattare f1.4 in un contesto del genere, perché per quanto sia fotografia documentale, se scattiamo f1.4 avremo la profondità di campo larga come un foglio di carta e quindi non sarà a fuoco niente, cioè sarà tutto sfocato e sarà un'immagine molto sgradevole. Io vi consiglio di impostare almeno f4. Con f4, posto che stiate utilizzando un grandangolo, però se state usando un 85 mm per fare foto d'interni siamo messi male, siamo veramente nei guai. Quindi spero che stiate usando un grandangolo. Almeno un 35 mm, meglio ancora un 24, meglio ancora un 16. Se stiamo usando un 16 possiamo aprirlo meno il diaframma, perché più è ampio l'angolo di campo e maggiore è la profondità di campo. Quindi siamo più tranquilli se usiamo un grandangolo. Usate la lente più wide che trovate. Vi consiglio di impostare almeno un f4. La maggior parte dei grandangoli zoom partono da f4, quindi c'è poca scelta. Impostiamo un bel f4, così abbiamo almeno un po' di profondità di campo per poter dire la nostra immagine è a fuoco. Dopodiché impostiamo i tempi. Con i tempi non c'è tanto margine. Se stiamo usando un grandangolo possiamo mettere un trentesimo di secondo. Io vi consiglio di non andare sopra, di non andare a un quindicesimo di secondo, a un decimo di secondo, perché lì rischiate veramente tanto che sia mossa. Per cui f4, un trentesimo. Regolate gli ISO di conseguenza. Se siete fortunati e state a ISO 200, a quel punto potete anche dire, vabbè, facciamo un ragionamento, siamo a ISO 200, facciamo che vado a ISO 400 e chiudo uno stop di diaframma, perché a quel punto mi fa gioco. Se sto sotto gli 800 ISO me la gioco ancora, perché comunque sotto gli 800 ISO la foto è pienamente utilizzabile, di rumore non ce n'è tanto. A quel punto posso chiudere un pelino il diaframma, che mi fa tanto gioco perché mi mette più a fuoco, mi rende più nitido tutto quanto. Se viceversa non ho margine, lì devo fare qualcos'altro. Non posso dilatare i tempi di posa perché sennò viene mossa, non posso probabilmente aprire ulteriormente il diaframma perché magari f4 è il mio massimo, e a quel punto devo alzare ulteriormente gli ISO. Ovviamente quanto devo alzare gli ISO è finché la scena non è corretta. Se la scena è poco illuminata e vi tocca andare a ISO 3200, lo sapete già, la foto sarà piena di rumore. Ve la portate a casa lo stesso? Sì, certo. Il rumore su Instagram, una volta fatto il post, si vede? No, non si vede più il rumore. Il rumore si vede solo a monitor quando la stiamo lavorando a risoluzione 100% e la stiamo vedendo bella grande, poi piccola così sul cellulare, non si vede più il rumore. Il problema è che comunque lavorando con alti ISO andiamo a perdere anche dal punto di vista della gamma dinamica e della ricchezza tonale, e talvolta anche della precisione, perché comunque ci saranno dei contorni che non saranno più belli netti e precisi come se avessimo scattato con gli ISO più bassi, e il fatto di aver tenuto il diaframma più aperto non fa che accentuare questa cosa, perché avremo delle aree dove il fuoco non sarà perfetto, dove la messa a fuoco potrebbe essere carente e la profondità di campo potrebbe non essere adeguata. Se sentite le tubature del mio vicino di casa è tutto perfettamente normale. Ora, se funziona tutto lo stesso, se alla fine la foto la consegniamo comunque, perché io sono così arcigno nei confronti di questo tipo di lavorazione? Un motivo ve l'ho già detto, perché sostanzialmente non è il modo giusto di lavorare, ma il motivo più importante è che sì, ok, quel cliente non capisce che cosa gli stiamo dando, non capisce che non gliel'abbiamo fatta bene. Il punto qual è? Io punto a quei pochi clienti che lo capiscono, e lo dovete fare anche voi, se lo state facendo di lavoro ovviamente, se lo state facendo per sommi capi
amen, viene come viene, ma il ragionamento corretto dovrebbe essere: io faccio sempre le cose meglio che posso, perché nella mia vita mi capiteranno un milione di clienti che mi diranno: tanto ci metti 5 minuti, ti offro un caffè, vieni a fare due foto del dentro. E non gliene frega niente se gliele fai storte, se gliele fai sbagliate, se gli canni tutto, se tieni il dito davanti all'obiettivo mentre le fai. Non gliene frega niente, perché non capiscono niente. La maggior parte dei nostri clienti saranno così. Ma con quel milione di clienti che ci fanno questa richiesta, noi abbiamo guadagnato un milione di caffè. Capite che con un milione di caffè io non ci pago l'affitto. Nel momento in cui invece io mi trovo un cliente che capisce quello che sta comprando, quel cliente magari mi dà 1000 euro per l'intera giornata, mi dà 400 euro per la mezza giornata. Io voglio quel cliente lì, e lo so che ce n'è di meno, non ce ne sarà un milione, te ne capitano una cinquantina in tutta la vita di clienti come quelli, ma ci hai già guadagnato di più, e ci hai guadagnato di più perché hai un prodotto migliore e loro lo sanno, perché loro, quei pochi, sanno cosa guardare per vedere se sei in grado di produrre quel tipo di prodotto. È come andare dal falegname: se vedi un tavolo fatto di compensato tutto pieno di schegge, è vero che te lo regalano, che c'è il prendi tre paghi due, quindi per il prezzo di due tavolacci schifosi te ne danno un terzo che non sai dove mettere, però è vero anche che quando vai da un bravo artigiano invece vedi un tavolo di legno massello tutto finemente cesellato e ripulito, ci porca miseria, ok, questo tavolo costa 1000 euro, però finalmente non avrò più le schegge nei gomiti ogni volta che mi appoggio sopra. Ti fa tutta la differenza del mondo, e chi questo ragionamento lo capisce e ha i soldi da investire, te li dà quei soldi. Per cui è a quei clienti che bisogna puntare se si sta cercando di fare della fotografia d'interni il proprio mestiere. E per tutti questi motivi io vi straconsiglio di utilizzare delle tecniche per portarvi a casa l'immagine migliore possibile. Nel caso in cui non fosse possibile utilizzare un treppiede, io vi straconsiglio di utilizzare almeno un monopiede. Vi permetterà di allungare un pochettino i tempi di posa e di chiudere un pochino il diaframma e abbassare un pochino l'ISO. È meglio di niente. Un'altra cosa che possiamo fare è introdurre l'utilizzo del flash, perché se noi abbiamo un paio di flash con il loro trigger, possiamo posizionare sapientemente un paio di flash ai lati della stanza, anche i semplicissimi speed light, quindi tutto senza cavi, semplicemente trigger sulla macchina fotografica, trigger attaccati ai nostri due flash, e mettiamo i nostri due flash ai lati della stanza da qualche parte. Nel momento in cui facciamo lo scatto abbiamo due lampi di schiarita che ci vanno a illuminare più o meno uniformemente tutta la stanza a seconda di come li abbiamo posizionati. Questo ci fa una grossa differenza, perché di nuovo, avendo più luce, possiamo chiudere un pochino il diaframma, possiamo, i tempi di scatto a quel punto importeranno relativamente, perché quando scatti col flash il flash cristallizza abbastanza, diciamo che stiamo sempre comunque intorno a un quarantesimo, un cinquantesimo di secondo, però a quel punto possiamo abbassare un pochino gli ISO e chiudere un pochettino il diaframma, ci fa tutta la differenza del mondo. Ora, a mali estremi, estremi rimedi. Nel caso tutto questo non fosse possibile, perché come me vi hanno incastrato e vi è capitata a fine giornata una roba di questo tipo e non avevate dietro niente, quindi non potete fare nulla di tutto questo, ci sono un paio di trucchetti che io ho sempre trovato molto molto utili che potete utilizzare. Primo fra tutti, che diavolo, posate la fotocamera su qualcosa, posate la fotocamera su un tavolo, su una sedia, su una pila di libri, uno scaffale, qualunque cosa. Vi darà comunque una stabilità tale da poter scattare come se aveste il vostro treppiede. L'unico contro è che non potrete comporre come volete, perché il tavolo è in una posizione, lo scaffale è in una posizione, non potete magari spostare tutto per fare la foto, quindi sarete molto più limitati nelle scelte compositive. Un'altra cosa che potete fare, che non è da sottovalutare, è appoggiare la fotocamera contro un muro o contro un palo della luce se siete fuori, o contro qualcosa di stabile. Nel momento in cui noi appoggiamo la fotocamera contro un muro, questo ci dà una stabilità e possiamo andare a scattare in maniera un pochettino più tranquilla, senza preoccuparci del micromosso, perché la nostra fotocamera è immobilizzata contro una superficie solida. Se volete andare a comporre con un pochino più di libertà, potete tenere la fotocamera in mano e appoggiare i gomiti su un tavolo, o sedervi per terra e appoggiarvi i gomiti sulle ginocchia. Vi mettete a gambe incrociate, vi appoggiate i gomiti sulle ginocchia, quindi avete due punti di stabilità sotto i gomiti, un punto di stabilità con la fotocamera appoggiata alla fronte. A quel punto vi assicuro che i tempi di posa possono essere dilatati di parecchio. In una posizione come quella io scatto tranquillamente a mezzo secondo di posa, con la lente stabilizzata ovviamente, mezzo secondo riesco a portarmela a casa, perché sto perfettamente fermo, sono puntellato su quattro punti, quindi in quel caso riesco a fare delle cose pregevoli. Se dovete scattare per forza di cose a mano libera in piedi, un buon espediente è quello di appoggiare la mano sinistra sulla spalla destra e appoggiare il barilotto dell'obiettivo sopra l'avambraccio sinistro. In questo modo avrete comunque una stabilità maggiore. Non è la cosa migliore
migliore da fare. Sicuramente è difficile, bisogna fare un po' di pratica, non è la cosa più comoda del mondo, però è l'ultima ratio prima di arrendersi al fatto che dobbiamo lavorare con gli ISO altissimi. Questo video non sarebbe ovviamente completo senza farvi vedere un minimo le immagini che sono state realizzate. Allora, qui stiamo scattando a f8 con un 1/40 di secondo a ISO 800, quindi dipende molto dalla scena che ci troviamo di fronte. Ovviamente quello che noi andiamo a fare, proviamo ad abbassare le alte luci dei faretti, degli spotlight che altrimenti sparerebbero. Come potete vedere qui nell'immagine originale sparano tanto, con questa modifica già sparano di meno. Successivamente andiamo ad aprire le ombre, perché noi vogliamo un'immagine più bilanciata possibile. Quindi siamo passati da questo, vedete che è tutta distorta con la vignettatura e con le luci che sparano, siamo passati a questo. Ora andiamo a mettere un bel 8 di clarity, andiamo a mettere un 10 di vibrance e 2 di saturazione, e io sono abbastanza sicuro che qui ci sia troppo giallo, per cui vado a diminuire un pochettino questo giallo, così mi sembra più vicina alla scena che avevo di fronte agli occhi. A questo punto vado a copiare i parametri sulla prossima foto e vediamo se rendono ancora bene, e io direi di sì, perché siamo passati da questa scena, quindi vedete, siamo passati da una perdita di dettaglio a un'immagine che sì, è bruciata lo stesso, però si vede di meno, mostra di meno il fianco. Ovviamente queste sono le stesse impostazioni che ho utilizzato per tutto lo shooting, perché avevo poco da scegliere, quindi io potrei anche prendere e andare a copiare queste impostazioni su tutte quante le foto, cosa che infatti faccio. Ci sarà qualche linea da raddrizzare, perché comunque ho scattato a mano libera e ho provato a stare dritto, ma qui per esempio non ci sono riuscito. Questa pure non è drittissima, quindi c'è qualcosina da raddrizzare. In questo caso vado ad aprirla un pochino di più, l'istogramma ovviamente mi aiuta. Ora andiamo a vedere che cosa ha comportato scattare a ISO 800 nel momento in cui io vado a vedere i dettagli, vado a spegnere gli avvisi dei dettagli bruciati, andiamo a vedere che effettivamente, credo che si riesca a vedere anche da casa, c'è un po' di grana, un po' di rumore in queste immagini. Se fossero state scattate a ISO 100 questo rumore sarebbe stato notevolmente inferiore, ma noi purtroppo non potevamo scattare a ISO 100 per tutti i motivi di cui abbiamo già parlato. Andiamo a vedere un'altra immagine, andiamo a vedere un'immagine un pochettino diversa da un'altra posizione. Se io vado a ingrandire, anche qui vedete la grana è abbastanza evidente, nonostante ci sia un minimo di riduzione, no, in realtà molto poco. Vado ad aumentare un pochettino la riduzione del rumore, quindi vado a fare una cosa di questo tipo, e vedete che la grana è decisamente diminuita, quindi siamo passati da una situazione di questo tipo, vedete che qui c'è una grana abbastanza presente, a una situazione di questo tipo dove sì, ce n'è ancora, però è mitigata nei punti giusti e soprattutto abbiamo portato fuori un pochino di dettagli in più rispetto all'originale. Quindi il punto poi è, in queste immagini, a questa visualizzazione, si percepisce il rumore? Assolutamente no. Il cliente la guarderà grande così su Instagram? Sì. Si vede il rumore grande così su Instagram? Ma per favore, assolutamente no. Quindi il discorso è, questa cosa si può fare, non è il massimo della vita, non ci fa bene lavorare in questo modo, però si può fare, si può portare a casa lo shooting anche scattando senza treppiede. Bene amici, io spero che tutto questo sia utile a qualcuno di voi che magari può trovarsi in difficoltà perché ha appena cominciato e quindi magari non è provvisto di tutta la strumentazione necessaria, quindi andrà ad acquistarsela nel tempo, ma al momento non ce l'ha. In questo caso questi consigli potranno salvare la vita a più di uno di voi. A questo punto vi aspetto nei commenti, fatemi sapere se vi siete mai trovati in un guaio di questo tipo, fatemi sapere come e se avete risolto. Ricordatevi anche di cliccare sul bottone qui sotto, iscrivervi al canale e attivare la campanella, così non vi perdete i prossimi aggiornamenti, perché io ci sto prendendo gusto a darvi consigli che vi possono salvare la giornata. Non perdete questa ghiotta occasione per migliorare la vostra tecnica fotografica. Signori, è stato un piacere e io vi do appuntamento al prossimo video.